Guardata, torna con noi il vincitore della Parigi-Roubaix, Sonny Colbrelli. Devo dire, sentivo un certo odore. Allora questa è la maglia con la quale tu hai vinto la Parigi-Roubaix, ovviamente. Anche i numeri ci sono, eh? Numero, che hai deciso di non lavare, mi sembra. Non laverò mai, diciamo. La conserverò così. L'hai in cornice questa? Certo. Vabbè. Adesso rimani così con la maglietta in mano. Anche perché nessuno la tocca, quella maglietta. Io la tocco, nessuno, anche orgoglioso. Ti tocca. È un po' secca, eh? Non odorarla, però, adesso. Ero curioso. Ma tu gli tiri una nasata. Sa di maschio. Gli vuoi tirare una nasata? Perché sa di maschio, dai. Posso... È molto sacra. Allora... Tra l'altro, ragazzi, no, scusate, è tipo la sindone, rimane... Allora io mi dissocio da questo momento di televisione. Se va via un pezzetto di fango, non vale più come prima. Infatti, è stata trattata, diciamo. È rigida. È stata... sì. Beh, via. Allora, però non si può veramente far niente con voi. Siete con cura. Tra l'altro, era da tantissimo tempo che nessun italiano vinceva la Parigi-Roubaix e che non pioveva così tanto, quindi insomma è stata... più di vent'anni anche, okay. Anche più. Primo, tra l'altro, mi sa che mi sono ingamberato, l'ultimo a vincere è stato Taffy. Taffy, sì. Deve aver tenuto un altro nome. Vediamo la tua splendida gara e magari la commentiamo insieme perché... Quanto dura la Parigi-Roubaix? 6 ore dura. 258 chilometri. Esattezza, okay. Sì. Ecco qua, la partenza già una bella andatura. Bella fuga di 30 corridori, sì. Carpanale. Qua inizia uno dei primi tratti. E come potete vedere... Primo pavé. Qua caduta. E qua Sagan Bourlageau. Qua è Pantera. Qua si cade. Che male. E qua si entra nella foresta di Arenberg. La foresta di Arenberg, il pavé più lungo, se non sbaglio. Qua tu sei ancora dietro rispetto agli altri italiani. Qua loro sì, io qua ero qui che guardavo, diciamo, i migliori. Okay. E qua, tipo, pensavi ce la posso fare? No. No. Quando ho visto... Però ti sentivi bene. Sì, quello sì. Poi quando eri vinto Van der Poel, dovevo solo guardare. Lì eri dietro uno dei favoriti, no? Qua sì, qua ero dietro, però dai, lo studiavo un po'. Sì, beh, perché insomma... Come... Questo è uno dei favoriti? Qua lo sfortunato Gianni Moscon. Poi invece uno dei tratti è sempre insidioso con le curve così, col bagnato. Sì, qua Fora Moscon. Moscon Fora. Gli portano la bicicletta che poi fu una bicicletta poi sfortunata. E qua si cade, si vede che il gonfiaggio non era uguale al precedente. A proposito di gonfiaggio, però anche tu hai forato due volte. Questa cosa la ho forato e per fortuna dai sono riuscito a arrivare all'arrivo. Hai messo lo spru, quella la spruzzo. No, c'era già dentro, però si è chiuso questo buco. E qua superi Moscon? Qua supero, provo a attaccare a 15 e arrivo. E qua hai detto, e mo ci provo, dai. Qua ha detto possiamo farcela. Ecco, sentiamo anche il commento. Qua entrate nel palazzetto. Dermis con Colbrelli che prende la ruota. Sonny Colbrelli con Van der Poel che prova a uscire. Eccola la volata finale con Sonny Colbrelli avanti. Vai Sonny! Sonny Colbrelli! Sonny Colbrelli! Ma quando si passa al traguardo per primo a una gara così? Non lo so neanche io, infatti hanno visto tutti il mio però grido. Devo dire che l'esultanza è stata pacata. Non abbiamo fatto le solite scene da italiani. Io credo che sia stata una delle esultanze più belle. Sì, più... sembrava quasi norvegese. Ha detto, vabbè, ho vinto, però onore anche agli altri. L'esultanza del nord. La vediamo l'esultanza. La vediamola. Perché proprio... Urla, non si capisce, piange, se ride. Qua la bici... La bici la stavi scaraventando oltre al camera. Vedi proprio la freddezza. 4-2. Sono molto felice. Che bici va. Che dire. Tanto c'era Van der Poel, che è inquadrato, che non poteva dormire, questa è una peggio di me. Quanto tempo dopo hai dormito? Ti dicono ancora adesso non sto dormendo. No? Ci penso, quello che ho fatto, l'emozione, hai risposto a tutti i messaggi. Ma adesso però, come dire, arriva il difficile, nel senso che
Ora bisogna confermare, cioè, qual è la tua prossima, il tuo prossimo punto d'arrivo? Ma diciamo che adesso sarà, ho finito la mia stagione, il prossimo anno sarà riconfermare questa grande Parigi-Roubaix di nuovo. Beh, diciamo che la Milano-Sanremo, dai. Tra l'altro è un grande momento degli italiani, perché addirittura Masnada al Giro di Lombardia, che è un'altra classica, stava vincendo anche lui. Quindi, insomma, tu sulle lunghe come vai? Su quelle tipo il Giro d'Italia? Il Tour lì faccio un po' fatica. Perché si fatica lì, in effetti, sì. Un po' come te, capito, Patata? Sì, uguale. Non gli piace far tanta fatica. Allora, Sony, rimani con noi, grazie davvero. Grazie. E ancora complimenti. Grazie. Ci mettiamo vicino a Panatta. Cosa? Uno dei più grandi sportivi insieme a Panatta. Sì. Eccoli. Quant'è la partita più lunga che hai giocato tu? 5 ore e 10. 5 ore e 10 contro? Contro un australiano al Roland Garros. E hai? Ho vinto. Aspetta, andate a controllare per cortesia in redazione. Perché l'uomo mi è malandrino. Bisogno, comunque bisogno. Se non eri sporco di fango vale meno. Se non eri sporco di fango comunque, vale meno. Adesso, a parte che facciamo ironia, insomma. Che roba, eh? Una goduria. Cioè, bisogna avere veramente due attributi e due gambe eccezionali. E dopo 6 ore in bici, i due cuore, attributi no, non ma ce l'hai cuore, più. Un cuore così, perché è un'impresa, non è una vittoria, è un'impresa, capito? Cioè, è proprio e un'impresa. Poi, e poi non ti ho chiesto una cosa, ma avevi il fango anche sugli occhiali? Che cacchio vedevi? Niente, non vedevi niente. Ogni 3x2 me li pulivo con i guanti.